fede che vive solo di riti muore, una fede che si incarna nella vita delle persone e delle famiglie vive dei loro stessi desideri, dei ricordi e delle storie. Di storie personali e di vita comunitaria fatta la devozione alla Madonna della Lettera, celebrata l'ultima domenica di luglio nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Gli anelli usati per lavare la roba, perché poi i figli magari l'hanno donati alla Madonna, è una storia che veramente commuove, e come commuove in continuazione, perché mi diceva appunto mia moglie che con altre signore fanno proprio la vestizione degli ori il sabato mattina, ancora ieri sono arrivati degli ori portati, ma dei vecchi che i figli magari, erano dei nonni e li hanno portati in dono alla Madonna. Quindi, cioè anche oggi nel 2024, che sembra una tradizione di altri tempi, voglio dire. Sì, continuano ad arrivare, questa è veramente una cosa che commuove. Se la fede si incarna, vive nell'accogliere, nel rendere grazie, nel donare, il Vescovo ha celebrato la Madonna della Lettera sottolineando di fronte allo scenario meraviglioso di questo angolo di paradiso affacciato sul golfo i tre verbi del Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, invitando a non vivere di una fede di riti ma di una fede incarnata, a custodire la fame di Dio. La carne è quella di una comunità che vive nonostante il numero dei residenti sia ormai esiguo. Pochi residenti. Tante seconde case. Comunque questa parrocchia qui è bellissima e si sono susseguiti con me e loro 8 parroci, pensavo 8 parroci, quindi è 75 anni che io sono qui, prima come presidente, poi come adesso come decano, perché lascio i posti ai giovani, il più anziano a 94 anni. Complimenti. Bisogna lasciare il posto ai giovani. Quindi abbiamo fatto un sacco di lavori, ristrutturazione, tetto, campanile, campane, quante cose che abbiamo fatto. E la festa della Madonna della Lettera è proprio cara agli abitanti di questa zona? Certo. È una tradizione. La fede a Corte si incarna nella vita delle famiglie, dunque. Nell'83 io sono andato a trovare dei miei parenti a New York. Era un fratello di mia nonna, quindi lui era andato in America nel 29 e sai cosa c'era nella sala di casa a New York, nella vecchia Little Italy, dove era? C'era la Madonna della Lettera. Questo per dire che davvero si può andare dove si vuole, basta sapere da dove si parte. Sì, esatto, proprio quello. Difatti la nostra preghiera, la preghiera della Madonna della Lettera, parla proprio di questo. Perché poi c'è anche una devozione legata al porto, ai marinai. Ai, al viaggio, all'immigrazione, ai pescatori. Ma difatti quando dice vicini, no? I nostri uomini vicini e lontani, dice la preghiera della Madonna della Lettera. È proprio questo, perché vicini, poi siamo noi, però quelli lontani, che però ci hanno sempre dentro, ecco, è sempre una cosa molto sentita. E certo, adesso il quartiere, come diceva Nini, possiamo dire spopolato, però come vedete noi l'altra sera c'eravamo in 20 persone, siamo andati tutta la settimana a anche gente, persone che magari non abitano più a Corte, però vengono a mettere questi drappi, questi velluti alle colonne, alle cose, no? c'è tanto amore verso la Madonna della Lettera. E nella vita delle persone che qui, come forse altrove, dove la fede è trama della vita quotidiana, portano il segno di un'appartenenza semplice, come Margherita Maria Lettera e sua figlia Alice, che compierà un anno fra qualche giorno. Margherita per la nonna, vabbè, bisogna dirlo. E Maria Lettera, appunto, in onore della Madonna della Lettera, perché la storia è che mia mamma è dovuta rimanere a letto 9 mesi per la gravidanza che poi mi ha fatto nascere, e in questi 9 mesi ha pregato molto la Madonna della Lettera, Madonna a cui siamo molto affezionati, evidentemente. E quindi alla mia nascita, il 26 giugno, hanno deciso di chiamarmi Margherita Maria Lettera. Poi un mese dopo c'è stata la festa della Madonna della Lettera, quando tu eri neonata, quindi immagino la festa in casa vostra. Esatto, e hanno fatto anche il battesimo. Esatto, quindi proprio tutto tornava, diciamo. Invece poi qui abbiamo Alice,
che avrà un futuro da giornalista perché gioca col microfono. Lei come si chiama? Lei si chiama Alice Maria Lettera, perché appunto c'è stata una storia anche qui abbastanza intricata che non vado a dettagliare, ma diciamo che abbiamo fatto affidamento anche noi alla, Maria, alla Madonna della Lettera e quindi abbiamo deciso di chiamarla Alice Maria Lettera, anche lei, sì. Quindi anche lei è nata sotto la protezione di Maria. Meno male, meno male. Una fede fatta di storie, ciao, dunque, che si intrecciano. A Santa Margherita la devozione è arrivata da Messina, dove si venera la Madonna della Lettera. 4 anni fa il legame con la Sicilia si è stretto e rimane anche oggi. Sono i biscotti di Messina, della Madonna della Lettera, che a Messina sono di... Sono tipici, ecco, sono tipici di Messina per la festa della Madonna della Lettera. E come sono arrivati a Santa Margherita? Sono arrivati quando siamo stati a Messina noi, e di conseguenza abbiamo fatto conoscenza con i messinesi e abbiamo cominciato a prendere i biscotti. Quindi vi arrivano proprio per la vostra festa? Eh sì, li ordiniamo per la festa della Madonna della Lettera. Che impasto è? Che saranno tipici, non so, immagino, essendo siciliani secondo me ci sono le mandorle. Eccole lì, le ho viste, sì. Mandorle, arancio, vaniglia e... Insomma, le persone le apprezzano? Sì, sì, sì. Ad accompagnare la comunità nei giorni della festa quest'anno Don Nicola Migliaccio. Ho visto un grande movimento intorno alla Madonna della Lettera qui a Corte, è stata veramente una bella esperienza. Di certo Maria, che è nostra madre, ci richiama proprio al senso della maternità, di una maternità che accoglie tutti, soprattutto le persone che si trovano sole in uno stato di difficoltà. Abbiamo tutti bisogno di una mamma e quindi tutte le persone che sono venute in questi giorni, c'è stato un bel viavai, un bel flusso, e sono venute, si sono inginocchiate, hanno pregato, hanno posto la loro vita nelle mani della Madonna, proprio in segno di affidamento. Signore, ecco la mia vita, te la pongo, no, la pongo in mano a te attraverso le mani di Maria. È un segno proprio di custodia, la Madonna che in qualche modo ci mette sotto il suo manto, ci protegge, ci custodisce e ci aiuta ad attraversare le difficoltà della vita.